preso un consorzio ben avviato, dove partecipo da anni. Maurizio Zanella l'ha gestito negli ultimi anni molto bene e io cercherò di fare meglio se riesco. La mia volontà è quella di sviluppare il territorio, perché è importantissimo che la Franciacorta venga conosciuta, dopodiché territorio importante portarlo ad essere un territorio molto più alto, molto più conosciuto, e nello stesso tempo i prodotti che siano prodotti all'altezza di quello che vogliamo fare. E un aiuto forte alle piccole strutture, ai piccoli produttori, incentivando il turismo. Sarà un mandato di continuità, ma di sviluppo. Cercheremo di sviluppare maggiormente, come dicevo, i piccoli produttori e l'estero. Noi oggi siamo con un estero al 9%, noi dobbiamo fare almeno il 40-50%. Sviluppare l'estero è difficile semplicemente perché abbiamo un prodotto alto, che ha anche un prezzo abbastanza importante. E quindi sull'estero il vino non è tante volte così considerato. E poi abbiamo sempre i nostri cugini francesi che hanno delle posizioni acquisite ormai da anni, no? I costi sono quasi come quelli dello champagne. Dobbiamo riuscire a far capire che Franciacorta è una nicchia di mercato e fa dei prodotti alti che hanno anche dei prezzi adeguati a quello che è il lavoro. Diciamo che Prosecco è new entry, è un prodotto di entrata, però poi la qualità è un'altra cosa. Stanno facendo del bel lavoro anche loro, stanno lavorando molto bene su determinati prodotti, per carità, però Franciacorta è una cosa diversa. Franciacorta è un prodotto che assolutamente è unico in Italia e mantiene una qualità elevata soprattutto. È indubbio che il Franciacorta noi lo sentiamo quando è il prodotto vero, quindi il prodotto vero non è dosato e questo è molto importante. Quindi quando c'era meno cultura chiaramente volevano dei prodotti più morbidi, più facili. Oggi che la cultura su questi prodotti cresce, tanti degustatori vogliono prodotti più asciutti, più piacevoli e veri nel vero senso della parola, cioè che non abbiano delle liqueur che coprono, che danno dei gusti diversi da quello che il prodotto vero è.